partenza con pista umida per la gara 2 dell'International GT Open a Estoril, con la McLaren di Tappi che mantiene la leadership dalla pole position. Si fa vedere Michael Meadows con la Bentley vicino alla Lexus, con anche Antonio Felix da Costa che cerca l'inserimento per le posizioni del podio. Subito recupera posizioni Francesco Sini con l'Aston Martin, Thomas Biaggi in lotta con Michael Mack. Il sorpasso da parte del danese nei confronti della Mercedes. Aston che anche dopo il pit stop vede Mauro Calamia lasciare il volante a Francesco Sini, a dare con lo svizzero che va a recuperare posizioni sulla Bentley. Un testa coda per la Ferrari che fa perdere tempo ad Albert Costa, infilato dalla Bentley, a sua volta sopravanzata dalla BMW di Fran Rueda. Lo sorpasso da parte di Com Ledogar in fase di recupero anche su Witt, e Marco Cioci che riprende la posizione sull'Aston Martin andando a conquistare il terzo gradino del podio tra gli equipaggi Pro-Am. Bell in recupero su Ramos agguanta la quinta posizione. Il sorpasso di Giovanni Venturini per la seconda piazza assoluta in gara, con la vittoria dunque per Mario Farnbacher insieme al fratello Dominic nella seconda gara dell'International GT Open, che regala un debutto da urlo per la Lexus nel GT Open, scenario internazionale scelto per far debuttare questa RCF presentata al Salone di Ginevra. Hey, hey.